Siamo in Italia, il paese dove lo sport più praticato è sicuramente il parlar male del proprio lavoro con gli altri. Si arriva il venerdì alle 18 esausti, augurandosi di non vedere i colleghi prima della settimana successiva. In Codermine invece stiamo bene, ci vogliamo bene e non vediamo l'ora di passare anche il fine settimana fra colleghi. Perché in un'azienda dove l'aria che si respira è così sana, non puoi lamentarti di niente. Questo weekend siamo stati sul Monte Guglielmo ed è stata una figata pazzesca. Vedere per credere. Buona visione. Ste, programma di oggi? Mangiare. E basta? No, Guglielmo. Ma Guglielmo o Rifugio Valtrompia? Valtrompia e Guglielmo. Ah, tutti e due? Certo, non ci possiamo mancare niente noi. Siamo di Codermine. Ma quello è un cervo! Ma che ti mangia, Nico? Che uomo sto di montagna. Né scendere né salire. Dovremmo farlo fare i calabresi che lo dicono meglio, secondo me. Cioè, tutto giusto. Qual è la specialità di Zanella? E chiediamogliela, ma il cotechino fritto. E qua se qualcuno mi lanta anche lo spiedo fritto. Che giallo. È un'esperienza da provare, secondo me, una volta nella sicuramente, vita. Sicuramente. Perché poi sei chi fuoco. No, è una volta, esatto. Quella volta. E basta. Potremmo organizzare una cena cotechino fritto e spiedo fritto. Eri tutto bene? Oggi ti sei presentato in orario, dai, almeno. Ho visto, no, ero anche in anticipo. E voi che eravate in ritardo? Ogni tanto, un po' per un imbraccio alla mamma. Ma sì, ci sta. Maurizio, che sta venendo su a nuoto. Kate e Nicola sul pezzo, invece. Ormai. Primo pizzocchero di Domenico, prego. Prendo tutto? Tutto. Olè. Buono. Gli uomini veri. Ecco, ci sono gli uomini non veri. No, non lo voglio più. Tu sei per esempio un uomo. Uomino non veri. Questo bisogna segnarlo nel diario degli errori. Durante le macchine come siete organizzati voi? C'è la mia. Video. Quindi cosa facciamo adesso dopo la mangiata? Andiamo in Guglielmo. E quanti metri sono? Un migliaio. Tutti all'ombra. Tutti all'ombra. Fuori? Ah no, questo giro no, questo giro no.
adesso torniamo giù, stiamo per andare a fare 1000 metri di dislivello per poi andare a fare un color party. Dopo il color party la serata inizia. Sobria, vegana, e senza situazioni sconvenienti. Vegana e acqua calda. Acqua calda e top. Che cazzo è? I do my best to find some kind of glow. I'm giving it some heart and soul now from the darkest grays. Siete comodi là dietro? Comodissimo. Allora vado. Fire from the streets of Babylon to the road that we've been on now. The kaleidoscope claims another. Ha iniziato a parlare quando sei sceso dalla macchina e ha finito quando sei rientrato in macchina. Di chi stai parlando? No, uno che conosco. Pasticceria c'è scritto. Esatto. A me è stato aperto quello buono, scusa, vediamo un attimo. Sì. Voglio anch'io, sto qua allora. Matte, questo è il caciocavallo impiccato, è un caciocavallo nostro, calabrese, stagionato almeno un mese e mezzo, due. E quindi adesso andrà a cuocersi con la brace viva sotto. Mamma mia. Valido? Valido, valido. Bianchi, valido? Buono? Merita. Lo tira via quella di un attimo. Ok. Adesso abbassiamo la griglia di una di un tocco. Va, 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 che problem solving qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, c'è i magici? I magici. Ma sono qui. Ma non è caduto qui con tu. Sembrava quello skillato Sam, ma alla fine. Mamma mia. È tipo il kebab alla fine. Cacio cavallo è un peccato. Un cazzo cavallo un peccato. Ma Sam, sono più o meno buone di quelle di Mannarino? Sono molto più buone di quelle del Mannarino. Quelle del Mannarino fanno cagare. No! No! Pizium sono degli stronzi. No! Allora, se Mannarino e Pizium stanno guardando questo video, stiamo scherzando ovviamente. Non del tutto. Grazie. Mamma mia, che robetta. Tanta roba, eh. Ah, chi c'è? Belli cambiati. Grazie. No, beh, c'è molto tempo prima di questa roba. Vabbè, intanto la portiamo fuori, dai. Chi è Omar? Chi è Omar? Chi è Omar? Omar. Chi è detto Omar? Perché io? Omar. Frutta fresca tutti? O ognuno si fa la sua fetta? No, no, buona fetta, dai. Buona la torta, va bene, veramente le buona. Ah, in Veneto? Capisco, in Veneto, che mi la fa sentire. Figa, ma le bue. Prossima maglietta, che coglioni gorlani. Esatto. Possiamo farlo, altro che salta. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Salta gorlani. Gorlani, piccolino, ma cosa vuol dire? Gorlani out. Piccolino perché... Non ci sta piccolino. Grande. Ti ho risparmiato una perla di Fabrizio. Stai facendo il video, Nicola? No, Franci,
devo raccontare una cosa. Cosa succede? Bello, chiamiamolo Franci, anche noi Franci. No. Franci da Go to Leg. Allora, facciamo un brindisi. Aspetta, che manca Giuseppe. No, ma mancano quelli dentro. Vai, Simone. Vabbè. Ma la prima è così. E la seconda è quella. Seconda. Secondo me il miglior professore che ho avuto è Campi. Grande, grande anche secondo me. Anche secondo me Marco Campi non è bello perché non è lineare. Io volevo fare Basta Giovi. Io non lo faccio. E invece viene pasta in duia. Questa cazzo in duia deve andare per forza con la pasta. Te l'hanno commissionata. E quindi va fatta. Senza induia però, cazzo la induia non c'era. Vai! Ah, qua abbiamo già pronto un bel fotomontaggino. Mamma mia. Ma ti ci sta tutto in bocca? Che giorno è? Puoi rispondere per favore? Cioè, cosa c'è qua? Cioè, cos'è che hai detto? 2, 0. Come ti chiami? Hai dormito bene, Nicola? Sì, dai, ho dormito. Sono abbastanza fresco, no? Ho dormito abbastanza bene. Tranne che il vicino ha tagliato l'erba tutta notte. Non riuscivo a dormire bene. Questa è stata un po' l'unica cosa che mi ha disturbato. No, no, tu non ti inquadrato. Madonna, come le dive di Hollywood. Non inquadratemi. Io mi sono appena svegliato. È stata una cosa da... Sì. Sono un po' ricordato. Sì. Via quello fatto. Paranormal Activity, figa. Giusto. Un futuro abitello. Futuro abitello. Posso lanciare la lista? Dove sei te? Ma picchi. Ecco i tossici di Corso Magenta che mandano i messaggi per aspettare la droga. E ci siamo divertiti. È stata una bella esperienza distruttiva. Siamo sopravvissuti anche quest'anno. Nicola, vuoi chiudere tu? Ciao.